Bentornati a tutti sul mio canale, io sono Majin Boobs. Oggi grandissime novità, abbiamo avuto tutte le informazioni che aspettavamo riguardo a praticamente tutto, raga, tutto, tutto, tutto. Sappiamo che tipologia di banner sta per uscire, sappiamo tutte le info possibili sui personaggi, sappiamo le statistiche, le Z-ability, i colori, il nome dei banner, i rate dei banner, tutto quanto, raga. Quindi non perdiamo altro tempo, andiamo subito a fare l'analisi completa di tutti i nuovi personaggi in uscita con i banner Legends Force of Science. Sigla. Super Baby 2, colore blu, raga, sono mega mega contento perché è proprio quello che serviva al Team Regen, quindi ottima cosa. Tag Saiyan Transforming Warrior Regen GT Merging ed è un support type. Statistica 6 stelle che erano le vecchie 5, livello 5000, Soul Boost completo, 1.026 di power level, 2.011 d'HP, 186.000.4 di strike attack, 140.000 di strike defense, 194.000 di blast attack e 143.000 di blast defense. Questo è il suo pentagramma, come possiamo vedere è più orientato alle difese rispetto che all'attacco. Main ability più 50% al recupero HP degli alleati per 60 timer count, più 40% di danno inflitto dal tag GT o Regen per 20 timer count, riduci i danni ricevuti del 20%. Questo non me lo fanno finire, quindi immagino che sia un buff che gli resta fino a che non gli viene cancellato. Si può utilizzare dopo 10 timer count. Unique ability numero 1, più 40% di danno inflitto contro il tag Saiyan e Hybrid Saiyan, non può essere cancellato. Allora, buona cosa sì, ma al tempo stesso sprecare quasi una unique ability unicamente con una cosa del genere, non so, boh, avrei preferito onestamente qualcos'altro più utile in tutte le situazioni rispetto a una cosa utile contro due tag che sono sì diffusi. Ma si trova anche roba diversa da questi due tag qua, quindi boh, una unique forse un attimino sprecata. Staremo a vedere nel meta. Seconda unique, Shenza Tsufuru. Annulli i propri attribute downgrade e non può essere cancellato, buona cosa. Applica i seguenti effetti ai tag alleati GT o Regen quando questo personaggio è switchato in standby. Recupera gli HP del 10%, buono, più 15% di danno inflitto per 20 timer count, buono anche questo. Quindi buone abilità di supporto, sì. Ecco, se magari avesse avuto anche un auto self-bust di danno, non solo contro questi tag qua, l'avrei preferito. Diciamo che è un personaggio che sicuramente contro i Saiyan e contro gli Hybrid può fare danni buoni. Contro qualsiasi altro tag lo posso vedere un attimo in difficoltà in termine di danno puro. Però sta di fatto che è un'unità di supporto principalmente, quindi può anche andarci bene così. Carta rossa, strike normale, carta gialla, blast normale, carta blu, sono Major Explode Damage, infligge all'avversario un attribute downgrade del più 15% di strike damage ricevuto per 15 timer count quando va a colpirlo. Carta verde, Revenge Shot, più 20% di danno inflitto per 10 timer count dall'attivazione, recupera il proprio ki di 35 quando va a colpire, buona cosa, e può mettere in combo qualsiasi tipologia di attacco subito dopo, quindi una strike, una blast o una special move. Si porta una carta rossa e una gialla. Come Z-ability a livello 1 abbiamo un più 22% al tag GT per la strike defense, a livello 2 più 28% per tag GT e regen alla strike defense, quindi già dalle 4 stelle se non sbaglio abbiamo già la doppia Z-ability, ottima cosa. A livello 3 che sono le 6 stelle più 35% per il tag GT e regen sempre per la strike defense, buona cosa nel complesso, molto molto buona. Non becca mai il doppio bust, però al tempo stesso c'ha doppio tag sin dal livello 2, mi sta bene come cosa. Ora passiamo subito oltre e prima di farci l'analisi ci vediamo anche il trailerino che è stato pubblicato proprio oggi dalla Bandai su Twitter.
Vediamo se mi arriva l'audio. Ok. Raga, che bomba di host. Raga, che bomba di host ci hanno infilato dentro. Wow. Super Saiyan 4 Goku is coming. Sicura, riduce i danni che subisce e aumenta quelli che fa nel momento che entra in campo. La special move 10 per Kamehameha infligge il no switch e sono massive damage, quindi tanta roba. E serviamo un KO con la sua ultimate. Andiamo ad analizzarlo subito. Colore viola. Mancava da una vita il Goku viola forte. Eccolo qua finalmente. È tipo da Goku Super Saiyan 3 un anno fa, raga. Più di un anno fa, era il Black Friday, quindi è passato veramente un anno e un mese sostanzialmente dall'ultimo Goku viola degno per il meta. Tag, Son Family, Saiyan GT, Super Saiyan 4, Sparking ed è un personaggio di tipo melee. Statistiche, ha 6 stelline, livello 5000, Soul Boost completo, 1.027 di power level, 2.003 di HP, 209.000 di Strike Attack, 136.000 di Strike Defense, 185.000 di Blast Attack e 137.000 di Blast Defense. Blast Attack pecca decisamente rispetto alle altre statistiche, ma penso che glielo potremo perdonare. Main Ability, pesca l'ultimate, recupera il ki di 50 più 25% di danno inflitto per 20 timer count, può essere utilizzata dopo 25 timer count da inizio match. Unique Ability numero 1, applica i seguenti effetti a se stesso quando il personaggio entra in battaglia, più 50% di danno inflitto per 20 timer count, ok. Riduce i danni ricevuti del 35% per 15 timer count, anche questa tanta roba, recupera gli HP del 10%. Wow, in combo con Baby, questi sono un botto d'HP recuperati ogni volta che ci sono switch. Figo. Team GT già sta iniziando a ingranare benissimo. Seconda Unique Ability, recupera il proprio ki di 30 ogni volta che se è contro un avversario, che cosa vuol dire? Cioè, siamo sempre contro un avversario. Questa sarà da capire in game, o se avete un'interpretazione migliore scrivetemela qua sotto nei commenti. Applica i seguenti effetti a se stesso in base al numero di timer count da inizio match. Dopo 20 timer count, meno 5 al costo delle strike art, non può essere cancellato. Dopo 40 timer count, più 35% di danno inflitto, anche questo non può essere cancellato. Andando a sommare un più 35% qua, più 50% nel momento che entra in campo e più 25% nel momento che attiviamo la main ability, abbiamo un bel più 100% di danno inflitto per 20 timer count all'incirca se andiamo a organizzarci bene. Raga, tantissima roba sto Goku Super Saiyan 4. Bello, e sono solo all'inizio della sua analisi. Carta rossa, infligge all'avversario un attribute downgrade del più 10% di blast damage ricevuto per 15 timer count quando andiamo a colpirlo. What? Cioè, ogni volta che colpiamo un avversario con le strike andiamo a debuffarlo aumentando gli danni da blast che riceverà per 15 timer count. Raga, sono tanti comunque. Cioè, sono tanti se consideriamo che lo attiviamo prendendolo a pugni, non con carte verdi o con special move, con debuff strani. Prendendolo a pugni gli diamo un 10% di debuff per 15 timer count, tanta roba. Carta gialla, Blast Impact normale questo, per fortuna.
Kamehameha 10 per Special Move sono Massive Impact Damage. Bomba, vuol dire che i danni sono alti. Infligge tutti gli avversari con un no switch per 3 timer count dall'attivazione. Questo vuol dire che facciamo special move e lì possiamo intrappolare l'avversario con un bel rising rush subito dopo, perché se ci evita la special move automaticamente non può fare uno switch subito dopo, quindi il Vanish lo usa per la special move e ce lo ritroviamo di fianco a noi pronto per prendersi un rising rush in faccia e senza la possibilità di switch. Mi sto emozionando leggendo questo Goku Super Saiyan 4. Infligge l'avversario che abbiamo davanti a noi con l'attribute downgrade più 20% di strike damage ricevuti per 15 timer count nel momento che colpiamo stavolta, quindi se facciamo questa trappola Rising Rush o facciamo la trappola Rising Rush o applichiamo questo debuff qua all'avversario, entrambe non possono funzionare. Raga, super special move, veramente veramente una cosa imponente sta special. Carta verde, più 20% di strike damage inflitto per 20 timer count, buono perché non bastavano tutti i buff che già aveva. Annulla i propri attribute downgrade e normal condition per 20 timer count, quindi tutto ciò che ci faranno nei prossimi 20 timer count, come ad esempio anche Faint, Flash, Poison, un sacco di robe scomode, ecco, non prenderemo nulla di tutto ciò. Bomba, raga, bomba, bomba, bomba. Ultimate, sono Massive Impact Damage, applica i seguenti effetti a se stesso all'attivazione, più 30% di Ultimate Damage inflitto per 3 timer count, ok? Guadagna l'attribute upgrade meno 100% alla riduzione danno dell'avversario per 3 timer count. Lo sfondiamo qua sostanzialmente il nostro avversario, andiamo a sfondarlo completamente. Carte rosse se ne porta due e novità assoluta, abbiamo una carta rossa che nel momento che l'attiviamo va a dare un più 20% di strike damage inflitto per 2 timer count. Ma di cosa stiamo parlando? Una carta rossa che si autobuffa. Raga, che personaggione. Che personaggione. Vabbè. Z-Ability a livello 1 è un più 22% per il tag GT Base Strike Attack durante la battaglia. A livello 2 è un più 28% per il tag GT e Son Family per lo Strike Attack. Quindi proprio come Baby, già a livello 2 va a prendersi il doppio buff, ottimo, veramente veramente ottimo. E a livello 3 aumentiamo a più 35% sempre di strike attack, sempre per gli stessi tag. Sembra che stiano facendo dei personaggi che magari non devi portarli più a 6 stelle per avere un doppio buff, e invece ti basta portarli a 3-4, ora non inquadro benissimo il livello delle stelle attuali, però ecco, è una roba molto più fattibile per avere già un buff per due tag differenti, che è la cosa a cui puntiamo in tantissimi comunque quando andiamo a pullare per i personaggi nuovi, avere quantomeno la Z-Ability che vada a coprire i vari team in cui questi personaggi possono entrare. Altrimenti è come portare un personaggio zoppo se non fa boostare il team dove entra. Quindi, ricapitolando, Goku Super Saiyan 4 mi sta emozionando, raga. Raga, che bel personaggione. Ora passiamo a Vegeta, che pure lui mi sa che sarà una bombazza. Partiamo subito col video pure per lui. Wow,
Wow. Pure qua, a parte raga la host che mi sembra di stare sulla Ferrari di Outrun con la bionda di fianco a correre, tra le palme di Miami Beach. Fighissimo, però le animazioni, tutto quanto di sto personaggio, che bomba. Il Final Shine, avevo sbagliato ieri, la sua special move non è la Ultimate, il Final Flash è la Ultimate, quindi abbiamo invertito le due cose. In ogni caso, Super Saiyan 4 Vegeta is coming. Super Saiyan 4 Vegeta è pronto per scatenare la sua furia con un'alta velocità di pescata e un basso costo delle blast. Se l'avversario fa switch, la sua prossima carta diventa ancora più forte. La sua ultimate, Maximum Final Flash, inoltre, ha la possibilità di infliggere feint. Giusto perché non sembrava abbastanza rotto per il resto. Ottimo, ok, analizziamolo subito. Colore rosso. Mi sta benissimo come cosa, avrei amato anche il giallo come colore per il fatto Vegeta Family, per il fatto Team GT che serviva in entrambi i team. Al tempo stesso mi va benissimo anche il rosso, raga, perché Vegeta Super Saiyan nel Vegeta Family fa veramente pietà. E Goku GT, base form nel Team GT, ecco... è praticamente un per... io mi chiedo perché cazzo l'hanno fatto quel personaggio a sto punto, perché, cioè, se andate a fare uno dei nuovi personaggi, cioè, avevate la possibilità di dare tutti i colori che volevate, tranne due che c'erano già. E che cazzo fate? Mi fate il personaggio nuovo dello stesso colore di uno, cioè, di un personaggio che già era partito malino. Ora finalmente aveva un motivo d'esistere, in quanto Team GT potrebbe andare alla ribalta, potrebbe servire qualcosa di questo genere. No, perché fate Vegeta che è del suo stesso colore, e quindi Goku GT base form, boh, è già morto lì, quindi vabbè. Andiamo ad analizzare Vegeta. Tag Vegeta Family Saiyan GT Super Saiyan 4 ed è tipologia Ranged, quindi spara da lontano. Statistiche: 1.027 di power level, 1.094 d'HP, 194.000 di strike attack, 137.000 di strike defense, 215.000 di blast attack e 135.000 di blast defense. Bombazza. Main ability: si pesca la ultimate, più 25% di danno inflitto dagli alleati per 20 timer count, ottima cosa, quindi c'ha pure abilità di supporto, più 30% di special move, awakening e ultimate damage inflitti dagli alleati sempre per 20 timer count. Raga, dice dagli alleati, ma chiaramente conta anche per lui, quindi figo, molto molto figo come main ability. Anche perché vuol dire che se utilizzeremo più ultimate con i vari personaggi che abbiamo nei prossimi 20 timer count, saranno tutte buffate, non solo per dire la prima che spariamo. Considerando poi che tutte le ultimate, quasi o quelle comunque di uscita recente, vanno già ad autobuffarsi di un pochino nel momento che le attiviamo. E qua gli aggiungiamo un altro buff extra. Già qua Vegeta... cioè, raga, ma che team stanno tirando fuori tra lui, Goku e Baby? Wow! Unique ability numero 1. Applica i seguenti effetti a se stesso quando il personaggio entra in battaglia. Più 40% di danno inflitto per 20 timer count. Ok, anche qua siamo su livelli altissimi. E più 40% di blast damage inflitto per 20 timer count. Recupera il proprio ki di 30. Ma... spariamo delle blast che hanno un buff dell'80% e recuperiamo pure il ki mentre entriamo in campo. Ok, unique ability numero 2. Applica i seguenti effetti a se stesso quando la battaglia inizia. Aumenta la propria velocità di pescata di un livello, non può essere cancellato. Ok. Meno 5 al costo delle proprie blast art, non può essere cancellato. Ok, infine, quando questo personaggio è in battaglia, si becca un più 30% di danno inflitto su qualsiasi prossima carta utilizzata nel momento che l'avversario va a fare uno switch e non può essere staccato, quindi ok, è un attimo più contenuta questa ability qua. Bellissima cosa, queste due, roba stupenda, questa...
molto buona, sì, però vabbè, mi va un attimino in secondo piano dal momento che ci abbiamo tutta sta roba qua. Poi vabbè, possiamo considerare che qua ci abbiamo un 80% e qua volendo ci abbiamo un altro più 30%, quindi andiamo a fare qualcosa come un più 110% di blast damage se spariamo una blast. Wow, raga, di cosa stiamo parlando? Personaggione, sia lui che Goku. Andiamo avanti, strike, impact, normale, blast, abbiamo bene o male la stessa cosa che aveva anche Goku, lui ce l'aveva però sullo strike, esattamente. Di dare un attribute downgrade del più 10% di strike damage ricevuto per 15 timer count all'avversario quando andiamo a colpirlo. Ed è una roba che stacca, raga, perché nel senso facciamo una combo di blast, l'avversario si mette un più 30%, più 40% complessivo di danni da strike in più che andrà a ricevere subito dopo. Qualcosa mi dice che funzionano bene in combo lui e Goku, ma c'ho giusto questo piccolo presentimento qua. Special move, Final Shine Attack, sono Massive Impact Damage, anche qua danni belli alti già da subito, non sono i major classici delle special move, partiamo con i Massive Impact Damage. Guadagna l'attributo upgrade meno 30% alla riduzione danno degli avversari per 3 timer count dall'attivazione, bello, mi sta benissimo. Infligge l'avversario con un attributo downgrade del più 20% di blast damage ricevuto per 15 timer count quando andiamo a colpirlo. Allora, mi piace come special move, ma quella di Goku la preferisco, con la possibilità di infliggere il no switch per 3 timer count. Quella è veramente una cosa rotta, fidatevi. Anche questa comunque ottima special move nel complesso, molto molto buona. Carta verde, più 20% di blast damage inflitto per 30 timer count, ok, dura anche un botto. E cancelli i propri attribute downgrade e abnormal condition. Mi piace un sacco anche questa carta verde, va bene. Ultimate, sono Massive Impact Damage, guadagna l'attribute downgrade meno 100% alla riduzione danno dell'avversario per 3 timer count dall'attivazione. Quindi buchiamo completamente qualsiasi tipologia di cover change, di riduzione danno, tutto raga, tutto lo buchiamo. E 30% di chance di infliggere feint nel momento che andiamo a colpire. Rottissimo. Raga, rottissimo anche questo personaggio qua, che bomba. Si porta due blast e proprio come Goku si porta questa blast rottissima che va ad autobuffarsi nel momento che la utilizziamo, di un più 20% sul blast damage per 2 timer count. Ecco, quanti danni va a fare questo Vegeta lo scopriremo soltanto giocandolo, però con la matematica diciamo che siamo parecchio soddisfatti, lo ritengo già un personaggione di tutto rispetto. Raga, bellissimo. Z-Ability, più 22% al tag GT per il Blast Attack, questo a livello 1. A livello 2, proprio come tutti gli altri, guadagna già il doppio tag e sale a più 28% per tag GT e Vegeta Family per il Blast Attack. A livello 3 saliamo un più 35% per tag GT e Vegeta Family del Blast Attack. Non vi ho aperto nessuno a 7 stelle più perché comunque aumentano di poco, fortunatamente non hanno fatto nessuna porcheria di dare tipo sia blast attack che blast defense o robe di questo genere, aumenta di un semplice 3% rispetto alle 6 stelle, quindi assolutamente una cosa tranquilla. Non hanno assolutamente fatto maialate, raga, con questi personaggi, non hanno voluto fargli infami, nessuno di loro è un Legends Limited. E sono 3 SP di assoluto rispetto tutte quante. Baby forse devo vederlo in campo, perché chiaramente rispetto a due personaggi di questo calibro è facile sfigurare nell'analisi su carta. Vedremo come si comporta però in team con loro due, perché a conti fatti Baby è un'ottima aggiunta per completare il team GT perfetto, diciamo. Ora passiamo ai personaggi extreme usciti. Abbiamo un Goku GT forma base
che guarda caso è di un colore inutile, raga. Cioè, spiegatemi adesso il senso di far uscire un Goku Extreme dello stesso identico colore del Goku Super Saiyan 4 che mi stai rilasciando ora. Cioè, siamo stati una vita senza Goku Viola e ora me ne fai uscire due nello stesso giorno con gli stessi tag praticamente, e uno me lo fai però molto più scarso per forza di cose rispetto all'altro. Però andremo a vedere, comunque dovrete pullarlo, raga. Questo Goku va pullato per il semplice fatto che ha la Z ability che serve per il Team GT. Per il resto, guardiamolo un attimo, non è tutto sto granché. Cioè, ma io sono triggerato per il fatto di sto colore qua. Non ha senso che sia viola. Già mi avete sbagliato Goku GT, che me lo fate uscire dello stesso colore poi per la quale è uscito Vegeta Super Saiyan 4 che va a scavallarlo completamente. E ora mi fate uscire Goku GT Base Form Extreme dello stesso colore di quello Super Saiyan 4 in uscita con lui lo stesso giorno. Siete un po' infami. Vabbè. Tag Son Family Saiyan Kid GT Extreme Militype, ed è della saga di Super 17. Statistico: 1.023 di power level, 2.000.000 di HP, 204.000 di strike attack, 130.000 di strike defense, 179.000 di blast attack e 132.000 di blast defense. Quindi non solo c'ha lo stesso colore e gli stessi tag, ma è pure della stessa tipologia di PG, è un melee. Ok, le statistiche comunque devo dire non sono malvagie. Main ability più 25% di danno inflitto per 40 timer count, recuperi i propri HP del 20%, si può attivare dopo 15 timer count. Ok, Goku Super Saiyan 4 questi qua se li mangia praticamente nel momento che entra in campo, però vabbè. Unique ability numero 1, più 30% di danno inflitto quando questo personaggio entra in battaglia se c'è un altro personaggio col tag GT oltre a questo nel party e non può essere staccato. Quindi ok, più 30% gli resta di danno inflitto extra se ci sono altri personaggi GT in party con lui. Unique ability numero 2, applica i seguenti effetti a se stesso ogni volta che questo personaggio usa una strike o una blast art, recupera il ki di 5 più 20% di strike damage inflitto per 15 timer count. Qua già molto meglio, praticamente un... è un Goku GT rosso in miniatura. Che però ecco, già Goku GT rosso era abbastanza una miniatura di per sé. La miniatura della miniatura non so quanto spazio troverà nella vita. Vi ripeto, la roba buona di sto personaggio, andiamo direttamente qua perché comunque carta verde e carta blu non sono nulla di esageratamente buono. La roba buona di sto personaggio è la Z-ability. Livello 1 più 12% al tag GT per gli HP, a livello 2 più 15%, a livello 3 più 20% per gli HP dei GT. È l'unico motivo effettivo per cui questo Goku serve, va trovato, almeno è dura, però essendo un extreme riuscire a portarlo a questo boost qua, c'è da accontentarsi di un più 12% per gli HP massimi beccandolo una volta. Però va trovato, raga, purtroppo va trovato per questo motivo qua. Come personaggio in sé non lo ritengo buono. Discorso completamente diverso per Hyper Meta Rildo, altro extreme uscito. E lui, raga, l'ho letto alla veloce prima, ma mi sembra veramente un qualcosa di succulento. Tag GT Merging e finiscono qua. Defense type colore giallo, quindi colore che mancava per il Team GT. Defense type mi sta benissimo perché c'era unicamente Super 17 come tipologia di difesa. Andiamo a vedere cosa combina. Statistiche: 1.023 di power level, 2.007 d'HP, quindi stiamo parlando di un extreme e non male veramente. 197.000 di strike attack, 132.000 di strike defense, 169.000 di blast attack, questa è la statistica in assoluto peggiore, e 133.000 di blast defense. Guardando il pentagramma, comunque lasciando stare il blast attack, tutto il resto è veramente buono per essere un extreme. Main ability, recupera gli HP degli alleati del 15%, e già qua mai cagato in testa Goku GT Extreme.
più 40% di stray damage inflitto per 20 timer count, e ha cagato in testa due volte, e si può attivare dopo 15 timer count. Unique ability numero 1. Riduce i danni ricevuti del 50% fino a fine combo quando entra in cover change. Raga, buonissimo, è un 50% di cover change, che è lo standard per essere ritenuti un cover changer buono, più che buono. Infligge all'avversario un attribute downgrade di meno 1 di velocità di pescata per 15 timer count quando attiviamo questo cover change, quindi anche questa una roba molto scomoda, mi piace assolutamente, e più 2 di timer count nel momento che lo attiviamo per sostituirlo, quindi avrà 12 timer count di tempo di sostituzione anziché 10 quando andiamo a switcharlo. Nel complesso, Unique molto molto buona. È praticamente il tank del team se non giochiamo Super 17. Unique ability numero 2, più 30% di danno inflitto per 20 timer count quando questo personaggio entra in battaglia, annulla le proprie abnormal condition, più 40% al proprio critical rate quando c'è almeno un alleato sconfitto. Nel complesso anche qua robe abbastanza buone. Non è il personaggio della vita Iper Metarildo, ma non è neanche un personaggio brutto. Considerando il colore e kit generico, lo ritengo più giocabile di Goku GT Rosso e Goku GT Viola, di entrambi questi personaggi qua. Carta rossa e carta gialla, nulla da segnalare. Carta blu sono Major Pierce Damage e 100% di chance di infliggere sanguinamento nel momento che andiamo a colpire. Carta verde, pesca una strike card subito dopo averla attivata, più 20% di strike damage inflitto per 20 timer count. Nulla d'esagerato, ma nemmeno nulla di troppo brutto. Si porta una carta rossa che va a infliggere sanguinamento e una carta gialla. Z-Ability, qua non siamo ai livelli però di Goku Extreme GT. Abbiamo un più 20% per il tag GT alla Blast Defense a livello 1, a livello 2 saliamo a un più 22% e a livello 3 più 28% sempre per la Blast Defense, sempre per il tag GT. Quindi lui non guadagna doppi boost, non guadagna doppi tag, non guadagna nulla di nulla se non aumenti in percentuale del suo unico boost alla Blast Defense. Quindi di Z-Ability magari un attimo meno fondamentale rispetto a Goku Extreme Viola, anche perché potrebbe essere sostituito da Super 17 se ce l'avete a 6 stelle. Se non ci avete Super 17 a 6 stelle, comunque è l'unico personaggio che dia questa tipologia di boost qua per il tag GT. Nel complesso, come kit e tutto quanto, personaggio non male. Certo, rispetto comunque ai Super Saiyan 4, a Baby, agli altri personaggi utilizzabili, non so quanto lo porterete in battaglia, a meno che proprio voi non vi trovate contro un Purple Purple Red. Ora passiamo ai banner e vediamo entrambi i banner come sono composti. Come già detto, sono due step up, non hanno personaggi Legends Limited, non hanno personaggi trovabili unicamente dietro ticket, e questa è già un'ottima cosa. Sappiamo che ci sarà uno step unicamente di personaggi extreme o superiori. Sappiamo che ci sarà uno step, cosa ottima, veramente veramente ottima, con un rate per 2 per i nuovi personaggi, quindi tantissima roba, raga, sta qua. Sappiamo che una volta raggiunto lo step 7 non ritorneremo al quarto step ma al terzo, quindi vuoi vedere che forse ci ribecchiamo ogni volta lo step di extreme o meglio, e anche questa sarebbe una roba veramente ottima. Ma riguardiamoci un attimo il banner, quello che sappiamo per il momento. Allora, step numero 1 costa 100 Chrono Crystal e ci darà 3 personaggi. Step numero 2 costa 300 Chrono Crystal e ci darà 5 personaggi. Step numero 3, raga, che è quello già alla quale torneremo tutte le volte, costa 700 Chrono Crystal e ci dà 10 personaggi. Quindi, per una volta, abbiamo un effettivo risparmio facendo uno step up, perché non torniamo più a questo step numero 4 qua da 1000 Chrono Crystal, dove di risparmi non ce ne sono, ma torniamo allo step numero 3
con 700 Chrono Crystal per una multi completa. Se questo step qua dovesse anche essere quello dei personaggi estremo superiori, tantissima roba. Presumo che uno comunque di questi step qua, tra il 3 e il 6, sia con rate per 2 e sia con extremo più, quindi... Raga, finalmente uno step up che non ti mette la sabbia nel di dietro per poi abusare di te, ma che finalmente sembra uno step up buono. Ma che bello, raga, che bello. Personaggi nel pool, già qua iniziamo bene, cioè stiamo parlando dei rate tramite step up classico pool, non stiamo parlando dei ticket, e ci abbiamo il personaggio Legends Limited, e non abbiamo un personaggio di merda Legends Limited, ci abbiamo Super Vegito all'interno di questo banner, ottima cosa, rate 0.25%. Mi sta bene, raga, mi sta bene comunque, perché non è il suo banner, è qua ed è già un plus il fatto che ci sia. Dopodiché abbiamo 6 SP featured con l'1% di drop rate, tra i quali Super Baby 2 e Super Saiyan 4 Goku, che sono quelle nuove. Dopodiché ci sono Goku GT Red, Hyper Meta Rildo, Perfect Cell Giallo, ottimo inserimento, e Goku GT Verde. Allora, onesto, nel complesso... Goku GT Verde e Hyper Meta Rildo potevamo anche farne a meno. Goku GT Rosso ci sta per il semplice fatto di Z Ability, e Perfect Cell non fa mai male, raga, è sempre un personaggio che vale la pena avere. Goku Extreme è trovabile unicamente nel banner di Goku, guarda caso, e c'ha un rate dello 0.4%. Gli altri Extreme featured per il banner sono Honey Pan, e ne facevamo volentieri a meno, e Android 13, che non è malvagio come Extreme. Abbiamo qualche altra SP tra cose più o meno belle, e dopodiché un pool degli Extreme con personaggi, devo dire, non male, tra Squadra Ginyu, Bojack, Beerus, lui, un buon pool di Extreme nel complesso. Banner di Vegeta, tutto uguale per quanto riguarda i vari costi, e senza un senso logico nel banner di Vegeta ci troviamo il personaggio Legends Limited più forte di tutti quanti, e abbiamo così Goku Namek. Ok, mi sta benissimo come cosa. Pure lui 0.25% di drop rate. SP featured con l'1%. Abbiamo anche di qua Super Baby 2, Vegeta Super Saiyan 4, Super 17, Trunks Evo, Super Buu e Vegeta del GT. Nel complesso devo dire che già solo la presenza di Trunks Evo alza un botto il banner rispetto a quest'altro banner qua. Oddio, sarebbe magari per pareggiare Perfect Cell, ma ritengo che sia un attimo meglio. Già Super 17 è meglio rispetto a Goku GT Rosso, questo poco ma sicuro, quindi già qua è un plus. Trunks Evo lo preferisco nel complesso, a Cell è più utilizzabile, poi fitta meglio comunque nel team, lui è messo a caso completamente. Trunks Evo, a conti fatti, è un personaggio per il team Vegeta Family, ci sta bene in questo banner. Super Buu è messo a caso e ve lo ripeto, Nail è molto meglio di lui, non è un buon personaggio. Vegeta GT, bene o male, ce l'abbiamo tutti quanti, ha non so quante stelle tra... Master Pack 3, Legends Update Celebration e tutte queste belle cosine qui. Ce l'hanno tirato dietro nell'ultimo periodo. Extreme featured abbiamo Hyper Meta Rildo, Trunks del GT che... ok, e Broly molto 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 buono. Anche a livello Extreme preferisco questo banner rispetto all'altro. Gli SP qua, tra le cose belle e meno belle, se non sbaglio, sono esattamente gli stessi. Fammi vedere se Broly... è ottenibile entrambi? Sì, ho una possibilità dello 0.03% di trovarlo e portarlo a 7 stelle magari. Extreme featured tra non featured, anche qua cambia qualcosina in quanto ci sono Shizami e Gohan Kid, c'è Zangie anziché Bojack, c'è Whis. Sì, nel complesso, raga, è proprio meglio questo banner a mio parere, con i personaggi che potete trovare.
direi che una volta che avete trovato Goku Super Saiyan 4, o boh, una o due volte, passate direttamente al banner di Vegeta, perché è meglio, è decisamente meglio. Step up vuol dire che ci sono i ticket, e a sto giro ce ne sono di due tipi differenti. Ci sono questi qua oro, che sono i classici, dove con 5 ticket insieme potremo fare una pool per l'SP garantito, e ci sono anche questi qua con il contorno bianco, che funzionano praticamente come ticket da singole normali, diciamo, single pool. Con uno fate una singola dove potete trovare dal personaggio hero al personaggio SP se avete culo, e con 10 fate una multi normalissima come avreste con le 1000 Chrono Crystal. Questi non si sa ancora come li distribuiranno, lo scopriremo domani. Banner dei ticket con SP garantita, andiamo a vedere un attimino chi ci troviamo all'interno. Abbiamo coi rate del 2.5% Gohan Super Saiyan 2 Beerus, buoni. 5% di rate per Super Vegito, quindi un rate a conti fatti ottimo, perché abbiamo praticamente la stessa possibilità di beccar lui, o di beccare Iper Meta Rildo, o di beccare Goku GT Red. Cioè, questa cosa mi gasa, cioè non la possibilità di beccare i personaggi aborto, ma la possibilità di avere le stesse chance di beccare un Super Vegito, che wow. Abbiamo il 15% di possibilità di beccare Super Baby 2 e il 15% di possibilità anche di beccare Goku Super Saiyan 4, quindi rate, devo dire, ottimi raga, non me la sento assolutamente di lamentarmi per questo banner. Guardiamo anche quello di Vegeta, presumo sia la stessa identica cosa, con personaggi un attimo diversi. Da questa parte abbiamo Goten anziché Gohan. Apprezzo molto il fatto che abbiano messo Beerus in entrambi i banner e non lo abbiano limitato a un solo banner, perché ora che ho lo Zenkai è bene trovarlo. 5% anche di qua di beccare Goku Legends Limited di Namek, cioè possiamo beccare lui come possiamo beccare Vegeta del GT, le chance sono le stesse, mi fa troppo ridere sta cosa. E per concludere 15% anche qua, sempre per Super Baby 2 e per Vegeta Super Saiyan 4. Tutte le altre SP si spartiscono i rate con l'1.6% singolo da apparire, roba parecchio bassa. Cioè avete più possibilità di beccare una Legends Limited rispetto al beccare Vegeta Scouter. Ottima roba raga, ottima roba. Ok, è uscito un video decisamente lungo, ma c'erano parecchie cose da dire. Riassuntone finale, come sono i personaggi nuovi? Sono una bomba raga, Goku e Vegeta gasatissimo per loro due. Super Baby, voglio rivederlo un attimo, voglio provarlo con mano, sembra comunque un ottimo personaggio. I due Extreme, si poteva fare qualcosina in più. I banner di per sé sembrano ottimi. Per una volta, raga, veramente, tutte le Chrono Crystal che ci avete, raga, usatele, tutte quante. Tutte quante, perché a sto giro i rate sono buoni, le valute per fare le varie multi, comunque nello step up, sono buone. Avremo finalmente i rate per due in un certo punto dello step up, per poter beccare i personaggi nuovi. Avremo a quanto pare lo step di personaggi extreme o più a rotazione finalmente, che è la cosa che chiedo praticamente da quando esiste uno step up. Quindi super hype raga, domani super casino per me perché la mattina lavoro, il pomeriggio andrò via per qualche giorno di vacanza, quindi non ci avrò modo nei prossimi giorni di fare video altro. Mi sveglierò presto e vedrò di prepararvi il video tra la mattina e il pomeriggio sostanzialmente. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di tutta questa roba qua, se siete in hype, se siete pronti a spararvi tutte le Chrono Crystal, su quale dei due banner preferirete pullare. Io vi do un abbraccione forte forte, un bacione a tutti e ci vediamo al prossimo video.